apostoli hanno visto e incontrato Gesù risorto e hanno portato nel mondo questa notizia. Non è una notizia che si può scrivere sui giornali o su Instagram o su Facebook, perché bisogna essere testimoni della risurrezione prima con la vita e poi con le parole. Devono vedere dal nostro comportamento che noi sappiamo che Gesù è vivo e continua ad agire nella storia. Devono vedere che il nostro riferimento non sono i potenti di turno o le ideologie di moda, ma il dialogo con uno che ci parla ogni giorno, sorprendendoci, Gesù. Solo allora potremo dare la buona notizia della risurrezione anche con le parole. Amano gli stranieri perché anch'essi si sentono stranieri in questo mondo. La loro patria è il cielo, il paradiso, il regno di Dio. Essi vogliono portare sulla terra la legge del paradiso, l'amore. I cristiani non seguono le leggi per timore della condanna, ma per amore di Dio e degli altri. I cristiani non hanno timore di nessuno, temono solo il giudizio di Dio. I veri cristiani sono i cittadini più onesti, attivi e responsabili, perché la legge di Dio è più severa delle leggi degli uomini. Alleluia, alleluia, alleluia. I discepoli erano tristi per la morte di Gesù e dubbiosi sulle notizie della sua risurrezione. Condividono questi loro sentimenti mentre camminano per tornare a casa. Non è un caso che Gesù risorto abbia deciso di camminare con loro, perché Gesù è sempre presente quando dialoghiamo tra noi con ascolto e sincerità. Cerchiamo in questa giornata di condividere con gli altri i nostri dubbi, le nostre tristezze, le nostre esperienze e ascoltiamo con attenzione quanto loro hanno da comunicarci. In questo clima di ascolto reciproco, Gesù cammina con noi e spesso si manifesta. Come potrò raccontare? È una gioia. Trova il modo di essere vicino ai discepoli con umiltà, senza imporsi. L'amore è affettuoso, ma non possessivo. L'amore è rendersi presente senza essere invadente. L'amore è camminare accanto alle persone anche quando vanno nella direzione sbagliata. Cerchiamo oggi di amare ogni persona con questo amore rispettoso, che non attira l'attenzione su di sé. Sulla strada verso Emmaus, i discepoli si erano subito affezionati a questo sconosciuto, tanto che non vogliono lasciarlo andare, ma lo invitano a pranzo. La presenza di Gesù accanto a loro era fonte di incoraggiamento e di consolazione in quella situazione triste. Quando c'è Gesù tra noi, non sempre lo riconosciamo, ma sempre sperimentiamo gli effetti della sua presenza. Oggi voglio ringraziare Gesù ogni volta che mi dona forza, incoraggiamento, consolazione, sapienza. E voglio vivere in unità con gli altri perché Gesù sia più libero di farci questi regali. Angeles non sanno hablado, delante del sepolcro.
quando Gesù fa il gesto di spezzare il pane, lo riconoscono. È il gesto dell'Eucarestia, nel quale Gesù ancora oggi si rende visibile, perché lo possiamo incontrare. Ma è anche il gesto della condivisione, della solidarietà. Molti di noi non potranno ricevere l'Eucarestia oggi, ma potranno essere Eucarestia per gli altri, essere pane che si fa mangiare con l'amore. Gesù parlava con loro, nel cuore dei discepoli nascevano forza, luce, sapienza, speranza. Anche noi possiamo sperimentare la presenza di Gesù accanto a noi e in mezzo a noi. Quando vediamo che nascono in noi e nella comunità gli stessi frutti che hanno sperimentato i due discepoli. Non arde forse in noi il nostro cuore quando Gesù cammina con noi? E appena ci accorgiamo che questo ardore del cuore non c'è più, dobbiamo subito metterci ad amare e rinnovare la nostra unità, perché Gesù possa di nuovo donarcelo. Alleluia.